Gli ultimi dati sulle bibliche liste d'attesa per esami o interventi vitali l'hanno visto in fondo alla classifica dei centri ospedalieri regionali. Al San Camillo Forlanini, infatti, sembra che per un'operazione alla aorta lesa da un aneurisma si possa aspettare anche 2 mesi. Le cause del problema sono molteplici e le soluzioni non a portata di mano. Nell'intervista al direttore generale dell'azienda ospedaliera, il professor Aldo Morrone, abbiamo affrontato il tema dell'inappropriatezza di molti esami che ingolfano il sistema delle prestazioni, insieme alla scarsità delle risorse umane. Il direttore ha spiegato che sta lavorando a un piano di rilancio dell'azienda che passa anche tramite l'idea di aprire l'ospedale 7 giorni su 7 per consentire lo snellimento delle liste d'attesa. Altra iniziativa messa in cantiere è il potenziamento dell'accoglienza verso gli anziani durante il mese di agosto tramite servizi e prestazioni ad hoc. Non manca la ricerca di un continuo dialogo sia con la Regione sia con il Ministero della Salute per ricevere maggiori risorse, che sembra stia portando a qualche sviluppo positivo. Le ultime parole, inoltre, Morrone le riserva un tema sociale di rilevanza internazionale, la potabilità dell'acqua. È recente infatti la pubblicazione di un volume intitolato Diritto all'acqua, diritto alla vita, a cura dello stesso direttore, realizzato dall'azienda San Camillo in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà. La breve pubblicazione parla di un viaggio in Etiopia attraverso le difficoltà vissute dalle popolazioni per l'acqua, un bene raro in quelle terre. Direttore, abbiamo già cominciato il periodo estivo, siamo già in estate, ci dobbiamo aspettare una crisi dei reparti più delicati, quindi pronto soccorso, reparti più speciali per la mancanza o il rischio della mancanza di risorse umane per ferie oppure per contratti in scadenza? Devo dire che, a differenza degli anni passati, quest'anno per il piano ferie, per consentire sia ai lavoratori di godere del periodo di riposo, ma contemporaneamente per consentire alle persone malate di rivolgersi con uguale fiducia al nostro ospedale, abbiamo investito sull'assunzione temporanea nel periodo estivo di oltre 20 infermieri e 6 medici. Qual è la funzione di questi infermieri e di 6 medici? È la funzione di aiutarci sia nell'attività di emergenza e di urgenza e sia di poter sostituire una serie di colleghi in modo tale che si sia ridotta al minimo il numero di posti letti che ogni anno vengono chiusi e che quindi venga mantenuta un più alto standard di attività proprio durante il periodo di agosto. Che tipo di contratto hanno queste risorse nuove? Abbiamo creato dei progetti obiettivi finalizzati insieme al Ministero degli Esteri e insieme alla Regione Lazio, per cui all'interno di questi progetti, che hanno una durata massima di 3 mesi, abbiamo assunto queste persone dalla graduatoria ufficiale che sono finalizzate a un'attività umanitaria, qual è l'assistenza nei confronti dei feriti provenienti da Libia, e contemporaneamente però a dare anche un contributo a tutti gli altri pazienti che sono ricoverati o che potranno essere ricoverati al San Camillo Forlanini. Direttore, come procede il braccio di ferro con la Regione Lazio in termini di risorse, quindi in termini del blocco del turnover e in termini della richiesta dei posti letto? Ma intanto parto dall'ultimo punto, sulla richiesta dei posti letto. Abbiamo avuto il riconoscimento da parte della Regione di quel numero aumentato di posti letto che avevamo richiesto e di cui avevamo necessità per aumentare soprattutto alcune caratteristiche come la neurochirurgia, la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, ma anche la chirurgia d'urgenza e la medicina d'urgenza. Per quanto riguarda il turnover del personale, siamo ancora all'interno di una fase di trattativa, ovviamente anche con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia, ma siamo fiduciosi che la Regione comprenda le condizioni in cui noi ci troviamo e che quindi ci sia un'attenzione particolare per quello che è certamente l'ospedale più grande della città di Roma e dell'intera Regione Lazio. Sono già alcuni mesi che lei è alla guida dell'azienda San Camillo Forlanini. Qual è il progetto che si è posto nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Come far ripartire l'ospedale? Intanto investendo di più nell'appropriatezza di questa azienda ospedaliera. Abbiamo diversi servizi che talvolta
sono simili ad altri servizi, vogliamo utilizzare la rete regionale del Lazio per cercare di creare sinergia e non doppioni, quindi una migliore appropriatezza, il che significa anche una riduzione dei costi e una migliore efficacia nell'intervento che noi vogliamo utilizzare e offrire ai nostri pazienti. Intanto cercando di rilanciare il tema culturale sulla salute, cioè molte persone non hanno bisogno di fare esami del sangue, non hanno bisogno di medici, avrebbero più bisogno di persone con le quali vivere insieme, di relazioni umane, di una buona alimentazione, di andare a scuola e di avere un buon lavoro. Questi diventano fondamentali per la salute. Poi ci sono alcuni punti essenziali per noi molto importanti, quella dell'apertura dell'ospedale 7 giorni su 7. Crediamo che nessun ospedale abbia un minore ruolo nella società rispetto a quella di un supermercato o di un centro commerciale, per cui riteniamo che 7 giorni su 7 debba sempre essere aperto l'ospedale, non soltanto per i servizi di emergenza e di urgenza, ma anche per i servizi di elezione, in modo tale che le persone che non hanno tempo durante i 5 giorni classici da lunedì a venerdì possono utilizzare il sabato e la domenica per rivolgersi alla nostra azienda. E poi quella di migliorare una serie di servizi che diventano sempre più appropriati e non ultimo anche quello di migliorare le liste di attesa dei pazienti, perché intanto possono essere messe sul sito web della nostra azienda, possono essere controllate da tutti i cittadini, ovviamente con il rispetto della privacy, attraverso dei codici, in modo tale che le liste di attesa diventino trasparenti per tutti. Hai in mente anche di dare maggiore attenzione alla intramenia, all'attività di intramenia? Negli anni passati questa azienda si è caratterizzata per una perdita economica dell'attività intramenia per circa 8 milioni di euro. Noi abbiamo bisogno di recuperarla secondo la normativa vigente del decreto Bindi e quindi faremo in modo che i medici valutino positivamente la possibilità di svolgere l'attività intramenia davvero dentro le mura di questo ospedale, utilizzando le apparecchiature, la strumentazione che è di altissima qualità, in modo tale anche che ci sia una opportunità per l'azienda di utilizzare parte dell'attività intramenia per rilanciare e investire ulteriormente nell'acquisto di apparecchiature e nell'assunzione di personale. Senza togliere però all'attività libera, quella gratuita verso i pazienti. La normativa prevede che l'attività intramenia si possa fare solo laddove è garantita abbondantemente l'attività istituzionale, e quindi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, che lo ricordo è gratuito ed è universale ed è davvero attento alle esigenze proprio delle persone più deboli, quali gli anziani, quali le donne o i bambini. Veniamo ai progetti più immediati. In agosto ha intenzione di aprire il San Camillo agli anziani, ma non solo, anche alle fasce più deboli, potremmo dire, della popolazione. Uno dei problemi durante il mese di agosto nella nostra città di Roma, come nel resto del nostro paese, è che normalmente rimangono in città le persone che non hanno la possibilità di pagarsi delle ferie, di andare in villeggiatura, e allora proprio queste persone hanno più bisogno di un ospedale che si faccia carico della loro salute, e qui abbiamo deciso, d'accordo con moltissimi medici, infermieri, con il personale, di aprire su base volontaria e gratuitamente una serie di servizi per fare degli screening per la terza età, quindi visite specialistiche gratuiti, esami di laboratorio gratuiti, e questo lo faremo in collaborazione con i municipi, in collaborazione con i medici di medicina generale di questa parte della città di Roma, ma anche con altre parti di Roma che volessero aderire, ma soprattutto lo faremo in collaborazione con le famiglie, perché sappiano che l'ospedale San Camillo Forlanini è attento e vicino a queste persone, anche e in particolare durante il mese di agosto. Quindi i lavoratori sono d'accordo? Sì, noi abbiamo, questo è un progetto su base volontaria all'interno del servizio. Attiveremo dei servizi in più proprio per dimostrare che, a cominciare dall'emergenza caldo e dell'emergenza solitudine, che sono due emergenze che colpiscono le persone più fragili durante l'estate, noi vogliamo invertire la rotta dimostrando che anche un ospedale può rappresentare un momento di incontro e di promozione della salute per le fasce più avanzate di età. Direttore, come procedono i lavori di ristrutturazione? Sappiamo che sono iniziati già da un paio d'anni. Come
procedono, sono addirittura d'arrivo. Come sanno tutti i nostri ascoltatori, l'ospedale San Camillo Forlanini ha investito moltissimo nella ristrutturazione di intere palazzine, di interi reparti, e ancora dovremo investire in collaborazione con la Regione Lazio. Adesso stiamo attivando e terminando gli ultimi lavori per la radioterapia, in modo tale che spero a settembre possiamo inaugurare un altro servizio di radioterapia, soprattutto per le persone affette da tumore che abbiano necessità di una radioterapia. In più stiamo terminando anche la palazzina per la mensa del personale. Stiamo investendo, come dire, nelle ristrutturazioni di quelle parti essenziali dell'azienda e dell'ospedale per restituire dignità e salute sia alle persone che si rivolgono a noi, sia ai lavoratori. Lei ha una lunga esperienza nelle missioni socio-sanitarie. L'ultima esperienza è una pubblicazione riguardo all'acqua come bene pubblico, ma soprattutto come bene scarso in alcune zone del mondo. Stiamo investendo molto sull'attenzione nei confronti dell'acqua potabile e incredibilmente questo vale anche per la città di Roma, dove ci sono alcune zone che non sono servite perfettamente dall'acqua potabile. Ogni tanto si sente di alcuni quartieri che hanno bisogno di utilizzare acqua che viene portata con l'autobotti e solo allora ci si accorge di questo grande problema a livello mondiale. Questa ultima pubblicazione che abbiamo prodotto in collaborazione con l'Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà e con l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini vuole essere un tentativo di porre l'attenzione su questo bene fondamentale della vita umana che è l'acqua, l'acqua potabile, non soltanto per le aree più povere del mondo. Io ricordo ogni anno sono 2 milioni di bambini sotto i 5 anni che muoiono a causa della diarrea infantile per aver bevuto acqua non potabile, ma anche nelle nostre aree urbane dove spesso questo bene prezioso non viene compreso nella sua essenzialità, e anche per invitare le persone a bere l'acqua potabile che è un'ottima acqua digeribile e quindi in ritorno anche al risparmio, all'attenzione per quello che è il prodotto di tanti anni di lavoro sulla potabilizzazione delle acque.